I salti del diavolo sono antichissime formazioni rocciose utilizzate dagli scalpellini locali per realizzare manufatti di raro pregio architettonico. I salti del diavolo a Berceto saranno l'itinerario di una escursione prevista per domani, domenica 21. Il ritrovo alle ore 9 presso la stazione ferroviaria di Ghiare di Berceto, trasferimento in auto in località Chiastre di Berceto, da cui avrà inizio l'escursione alle ore 10. Il rientro è previsto per le ore 15. La prenotazione è obbligatoria entro oggi sabato al 339 78 43 072. L'escursione è organizzata in collaborazione con il comune di Berceto, mentre la guida ambientale escursionistica sarà Antonio Mortali. La Federazione Italiana della Caccia, sezione comunale di Borgotaro e l'ambito territoriale di caccia Parma 6 organizzano una gara per cani da ferma su pernice il prossimo 28 aprile. Il raduno alle 7 in località Pontolo, nel comune di Borgotaro. La manifestazione si svolgerà su due campi di gara: campo B per i residenti nell'ATC Parma 6, campo A libera tutti. La quota di iscrizione è di €20 e comprende colazione sul campo di gara. Ci sono premi per i primi 5 classificati per ogni campo di gara e saranno anche premiati i primi 3 cani dei iscritti al Beccacciai Valtaro. Se volete saperne di più, chiamate il 333-278-7781 oppure la FIDC di Borgotaro allo 0525-920012. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando degli appuntamenti di domani. Si torna in campo domani dopo i recuperi di metà settimana. In prima categoria la Valtarese è sempre seconda in classifica, forte della vittoria di mercoledì a spese del Fornovo. Ospita al Bozia il Boca Barco, che veleggia nelle zone basse della classifica. Anche il Bardi, pur sconfitto pesantemente per 3-1 dalla capolista Basilica 2000, si sente carico per affrontare fuori casa il Collecchio, che è posizionato nella zona più bassa della classifica. Per entrambe le compagini di casa nostra non dovrebbe essere difficile mettere nel carnet 3 punti preziosissimi che servirebbero alla Valtarese per avvicinarsi sempre più alla prima posizione e al Bardi per dirsi assolutamente tranquillo per le fasi finali della stagione. In seconda categoria il Solignano, primo in classifica, ospita il Cervo che è quarto. Il Bedogna, dopo la brutta gara di mercoledì sospesa dall'arbitro, va a Borgotaro per giocarsi il derby. Le due squadre hanno un punto che le divide in classifica e ognuna cercherà di fare proprio questo incontro, che è la partita per antonomasia. Dal canto suo il Borgotaro è reduce dalla sconfitta di giovedì per mano del Madregolo. Il Valgotra, vincente nel recupero sull'Audace, ospita sul suo terreno il Lemignano. Infine, per il Compiano, penultimo in classifica con 12 punti, l'incontro di domani è di quelli abbordabili. Sul campo di Isola arriva proprio l'Audace, terz'ultima. Per il Compiano l'imperativo è vincere per fare punti indispensabili, tenendo d'occhio l'Audace, forte della vittoria sul Valgotra. E sempre in tema di calcio, torna la scuola calcio della Sampdoria, il Samp Camp, che si tiene a Bedogna, che sarà presentata lunedì al Parma Point. Anche quella del 2013 sarà per Bedogna un'estate all'insegna del Samp Camp. Torna infatti la scuola estiva di calcio riservata ai ragazzi dai 6 ai 16 anni. Un'opportunità per perfezionare il gioco del calcio sotto gli occhi di istruttori qualificati della Sampdoria, ma anche per fare escursioni in montagna, per nuotare in piscina, per partecipare a tante attività ricreative e ludiche, per divertirsi e conoscere nuovi amici. 3 i turni previsti a Bedogna per il 2013, dal 30 giugno al 20 luglio. Il Samp Camp di Bedogna sarà presentato ufficialmente lunedì prossimo, 22 aprile alle ore 10:30 al Parma Point in via Garibaldi 18. Saranno presenti l'assessore provinciale Francesco Castri, al sindaco di Bedogna Carlo Berni, con l'assessore allo sport Ludovico Molinari, il direttore commerciale della Sampdoria Marco Caroli, Marcello Acquarone e Roberto Della Pina dell'associazione Play Calcio. Il tempo di domani, domenica 21 aprile, avremo persistenza di condizioni di instabilità con nuvolosità irregolare, temporanei addensamenti e precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio e anche della sera i fenomeni si attenueranno solo però sul settore centro-orientale. Le temperature saranno in diminuzione, le minime intorno ai 5-8 gradi, le massime tra 10 e 14 gradi. I venti saranno deboli ma
con possibili raffiche associate a temporali. E con questo è tutto, mi fermo qui, vi lascio ai nostri programmi, grazie per l'ascolto, buona domenica, torniamo lunedì.